siamo! Ciao ragazzi e benvenuti nella caccia al tesoro migliore di YouTube Italia. Questo è il tesoro. Questo è il tesoro, ragazzi, io sto morendo qua dentro. Questa è la caccia al tesoro per Chiara. Qua ci metteremo il suo regalo e adesso vi spiego tutto. Metteremo questo scrigno in fondo al mare con un regalo per Chiara e lei ovviamente dovrà cercarlo e trovarlo. Dentro non c'è ancora niente, ma andremo a metterci un braccialetto che lei ha visto ed approvato da Swarovski. Questo video non è sponsorizzato da Swarovski. Swarovski, se vuoi sponsorizzarci, eccoci. Mi raccomando, lasciate già un like sulla fiducia e che inizi la caccia al tesoro. Arrivederci. Comprato Swarovski. Ho iniziato a fare la mappa. Sta venendo meglio di quello che pensavo. Andiamo a stamparla. È incredibile. Voi la riuscite a capire? Non ve la spoilerò. La vivrete insieme a Chiara. Ci vediamo dopo. Allora, io devo mettere questa sott'acqua. E questo è il regalo. Va bene. Ci sta. Oddio! Se non ci stava, cosa facevo? Vabbè. Ricoprirò di pellicola. Perché si bagna. Secondo me la metterò anche qua dentro. Vediamo. Speriamo che non si bagni. Perché sennò siamo un po' del gatto. C'è già la mappa pronta, tutto pronto. Io l'ho impacchettato. Incredibile, mi sa che mi arrestano perché sembra qualcos'altro, ma allora io vedrò questa in fondo al mare. Si bagnerà? Secondo me sì, probabilmente sì. Lo scoprirete poi se resisterà. Intanto questo sono io che mi immergo per mettere il tesoro incastrato tra gli scogli sott'acqua. Chissà se lo troverà. Ci ho provato un bel po' di volte, non sto scherzando, ma finalmente qua lo vedete incastrato. Ora ragazzi, diremo tutto a Chiara. Questa è la mappa del tesoro, hai 3 ore di tempo per trovarlo. Va bene. Inizio ufficialmente la caccia al tesoro, via! Dai, vediamo se capisci qualcosa. Genova, Ok. Lavagna. Lavagna. È Lavagna, è Lavagna. E quindi dobbiamo andare? A Lavagna. Un posto non lontano da dove abitiamo. Lavagna, quindi? Andiamo. E come andiamo? Prendiamo la macchina? Lei intanto se la sta studiando. Questo cos'è? Non lo so, devi capirlo te. Dopo che arriviamo. Ok. Ok, ragazzi, la sto portando a lavagna perché lei ha indovinato, c'era una lavagna, non era tanto difficile in effetti. Vabbè, senti, io ho detto, non sapevo la tua intelligenza quanto arrivava. Vedere una lavagna è facile. Vabbè, magari non la collegavi alla nostra città. Giusto, va bene. E tanto l'avrò spiegato che è una città dove andiamo al mare. Lei sta già pensando al secondo, ma non ha ancora capito, c'è un omino con una macchina fotografica. Non ho idea. Nell'immagine c'è un uomo con la macchina fotografica. L'indizio mio è: chiedi a questa persona. Cercare il fotografo? Non capisco. No, non capisco. Quella macchina lì. Vai, vai! No, hai perso un pezzo. Devi chiedergli informazioni! Ma cos'è? Dove andiamo? È qui! E ti ci porta lui, dai, Ok, sali, va bene, sali! andiamo! Il nostro fotografo che ci aiuterà alla ricerca di questo scoglio con una croce sopra. Non so se oggi troverà il tesoro perché è un po' ubriaca. Secondo me mi perderò, dovrete trovarmi voi. Ha capito adesso che ci stiamo muovendo. Ma io ho detto, boh, non stiamo andando alla solita spiaggia. Tra per trovare lo scrigno. Ma che figo! Trovare questa, serventemi dalla possibilità. Questa qua. Quindi l'hai trovata o no? Vabbè, è mezzo evidente. Ok, come ci arriviamo là? Oh, c'hai ancora un'ora, eh? Guarda che roccione. Sarà difficile allora superarle. Manca un'ora? Oh, arrivare laggiù. Lo sai che devi arrivare laggiù? Un grazie speciale al nostro fotografo che ci ha seguiti anche sott'acqua. Un applauso al fotografo che si dovrà mettere anche questa cintura super pesante, non avete idea. Quanti? Incredibile. Finalmente si è buttata, ma avrà capito che il tesoro non è sull'isola ma sott'acqua? Non l'avevo previsto questo. Il tesoro è vicino all'isola, non sull'isola. Ha appena iniziato e non ce la fa già più col fiato. No, scherzo, forse nuota anche meglio di me. Vi sto parlando sopra perché purtroppo l'audio è andato perso. Ormai è diventata una sirena.
Io lo sapevo che approdava sull'isola, lo sapevo. Lei pensa che sia sulla cima, sulla croce, ma non è così. Qua probabilmente gli stavo dando qualche indizio, ma ha voluto lo stesso andare fino in cima, e questa parte tagliamola forse? Mancava veramente poco allo scadere del tempo. Qua le dico espressamente che il tesoro si trova sott'acqua. Ovviamente ho dovuto fare la scema fino all'ultimo e farmi prendere un colpo. Finalmente si butta dall'isola e inizia a cercarlo da tutte le parti. Ragazzi, è veramente difficile trovare una cosa sott'acqua. Se non mi credete, provateci. Poverino nostro cameraman, ma dopo una lunga ricerca. Eccolo qua, il tesoro nascosto. E preso! Ce l'ha fatta, ragazzi. Stava veramente soffocando. Guardate la sofferenza. Poi il forziere era veramente pesante. Qua l'ha portato fino a riva. Sei riuscito a prenderlo, ora puoi aprirlo. Prova a vedere se c'è dell'acqua, giralo. Quant'acqua c'è? Non è che si è rovinato tutto. Cosa c'è nel tesoro? Aprilo. Non lo so, ci sono sempre... Non aprirlo così, però. Pietre ci sono. Ci saranno pietre. Eh sì, pesa un quintale. Da 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 da. Che coglione. Ecco. C'avevo ragione, ci sono le pietre. E poi cosa c'è? Non lo so. Telecomando? Un telecomando. Un telecomando questo. Che cos'è? Non lo so. È una sorpresa. Cos'è? Devi aprirlo, un pacchetto cos'è gigante. Cos'è che è il mare madonato? No. Hai già capito cos'è? No, che non ho capito. No, vuole dire? No, giuro su che non ho capito. Ok, vai, aprilo allora. Aprilo. Aprilo, l'ho scocciato guarda, di brutto. Guarda, guarda. Fuoco, un pochino si è bagnato. Non so come sia possibile perché era tutto coperto. Quindi che cos'è? Non lo so, ora l'apriamo. Ma io mi vergogno. Dai, apri. No, devo ringraziare il mare. Il mare però non l'ha pagato. No, mi fa almeno questo. No. Ti piace? Molto. Sai una cosa? L'ho comprato anch'io! Ma in che senso? Ne ho comprati due! No! Veramente? Argento io! Amo veramente! Sì! È la più bella caccia al tesoro di tutta la mia vita! E questa giornata è finita. Si è conclusa. Lei è felice del suo braccialetto? Molto. Innamorata di questo braccialetto? Lo sto guardando da tipo 3 ore, sono da 3 ore così. Com'è che lo guardavi? Così. Lasciate. Guarda. Ma che mettiti anche tu così? Bah. Ma fine. Lasciate. Vediamo, cerchiamo di arrivare a 5000 like. Queste cose le dici tu, io non le dico. 5000 like per fare un bambino? Guardate che bello. È stupendo, li sta da Dio, raga. E una... Tra un po' cade. L'ho comprato anch'io e vedrete su Instagram, quindi andate tutti a seguirmi anche lì. Abbinate. Noi ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video su YouTube. Speriamo che questa caccia al tesoro sia stata di vostro gradimento. Mi sono molto divertita. Io anche. Di brutto. E niente, un bacione. Ciao raga.